È successo che c'è stato un cambio dell'ordine del giorno. Io lo ribadisco, non ho apprezzato, non ero d'accordo al fatto che si cambiasse l'ordine del giorno. Sono rimasto anche sorpreso dal fatto che questa decisione vedesse unanime la Presidenza. Noi quello che abbiamo detto come minoranza è che vorremmo che questa Assemblea sancisse il fatto che c'è un segretario, Martina in questo caso, che ci porti al congresso con i pieni poteri di un segretario, che rifaccia una segreteria, pieni poteri in una situazione nella quale abbiamo bisogno di un segretario a tutti gli effetti, come ha detto lo stesso Martina nella sua relazione, anche un giorno lo voglio fare sul serio, perché la situazione politica va affrontata con tutti i titoli, non semplicemente con qualche titolo a metà. Un governo si formerà? Pare di sì. È un governo che ci preoccupa? Sicuramente. Non ne condividiamo la piattaforma, perché il posizionamento internazionale dell'Italia, il rapporto con l'Europa, le promesse di riforme sociali, anche importanti, con coperture multimiliardarie che non ci sono, crea una situazione. Però perché secondo lei in direzione si è scelto questa scelta, mi scusi il gioco di parole? Io non so se sia stato fatto un accordo. Io dico, si è venuto con una proposta che non era in campo, però cioè, l'ordine del giorno è stato cambiato perché evidentemente si sono... Io non ero d'accordo, lo ribadisco. No, certo, non ero cos'è d'accordo. Di che cosa si aveva paura? Cioè il PD non poteva comunque gestire un confronto interno in questa fase. Ma infatti noi avremmo voluto che si ponesse all'ordine del giorno la questione di Martina segretario. Però Martina qua ha chiesto un mandato pieno. Un po' viene per... Adesso vedremo se questo mandato pieno è la continuazione della reggenza o, come si dice, il riconoscimento di un ruolo di segretario. Ora che si fa? Voterà. E ora aspettiamo che finisca questa discussione. No, io non faccio parte di questa assemblea perché ero nel gruppo dei parlamentari, non essendo stato confermato. Io sostengo Martina segretario fino al congresso.